Seconda giornata CTA League, gruppo A, Fenomeno 2, Animaniax 3, qui con me l'uomo team Alessandro Di Stefano. Ale, la tua il tuo gol straordinario di punta da giocatore di calcetto quale tu sei ha riportato in parità una partita che sembrava un po' in stallo e che è destinata poi ad andare in porto per gli Animaniacs. Alla fine è andata così, però il tuo gol aveva prospettato tutto un altro finale. Beh sì, la partita è stata comunque combattuta, loro sono un'ottima squadra. Il primo tempo è stato, abbiamo giocato meglio. Il secondo tempo ci siamo forse un po' chiusi troppo dietro, perché anche l'assenza di Giovanni è pesato, si è fatto male, quindi abbiamo, siamo rimasti con un centrocampista in meno. Abbiamo cercato di difendere bene e secondo me abbiamo difeso abbastanza bene la partita. Peccato che poi alla fine è uscito fuori quel gol all'ultimo minuto, veramente una beffa sotto quel punto di vista, però non è che non abbiano meritato gli avversari. Io ho trovato quel gol che effettivamente ci aveva aperto la partita comunque a un punto, comunque a qualcosa in più, anche perché in quel momento eravamo noi che avevamo a tenere in mano il pallino del gioco. Avevamo l'inerzia della partita a nostro favore, quindi in quel momento potevamo anche andare a vincere la partita. Poi loro sono stati bravi a trovare il gol all'ultimo minuto, anche un po' fortunati, perché ovviamente ci vuole anche quella nel calcio, si sa. Secondo te quando l'assenza della regia di D'Amato ha pesato sulla partita? Al secondo tempo moltissimo, perché comunque Giovanni è colui che diciamo tiene il pallino del gioco, quindi è quello che tiene meglio la palla e fa girare bene la squadra. E gli esterni paghiamo il fatto che il centrocampista è venuto a mancare, quindi abbiamo avuto meno spinta sulle fasce, abbiamo preferito difendere più che attaccare e quindi a quel punto ovviamente rimanendo dietro può arrivare il gol come è arrivato giustamente dagli avversari, che comunque hanno giocato meglio tutto il secondo tempo a prescindere. Ale, grazie, in bocca al lupo per il proseguo. Crepi.